Gaston, intanto aggiornaci sulle tue condizioni, visto che c'è questo guaio alla caviglia, non ti sei allenato ieri. Sì, adesso devo fare ancora i controlli, vediamo a tarda mattinata come procede, ma io sto bene e penso che ce la faccio. Ecco, la sensazione appunto, pensi di esserci? Sì, io come sempre ho fatto, anche con il dolore ho giocato, penso che questa volta no, non sarà meno. Senti, è una settimana particolare, dopo l'1-5 state provando un nuovo modulo in questi giorni, come lo state assimilando? È difficile cambiare in corsa atteggiamento tattico? No, diciamo che la squadra si è allenata benissimo, mi sa che le cose che ha detto il mister le abbiamo assimilate subito, penso che può essere un modulo che ci può dare una grossa mano e essere più compatti dentro il campo. Un modulo che può prevedere un Brugman sempre basso o che può tornare alle origini nel ruolo di trequartista? Questo dipende dal mister, sicuramente ci sono queste opzioni che posso fare tutte e due, sia anche la mezzala, quindi vediamo dai. Senti, domenica c'è stata contestazione verso la proprietà, ma applausi verso la squadra. Come avete recepito questo messaggio? No, i tifosi sempre con noi sono sempre presenti e ci sostengono nonostante il 5-1, quindi è una cosa positiva e dobbiamo prendere fiducia in noi per dimostrare che noi siamo quelli dell'inizio del campionato. Quanto è difficile la gara di Foggia dopo questo 5-1? Ora arrivano due trasferte, questa è la prima contro una squadra che a Palermo ha dimostrato di stare molto bene. Quanto è importante per voi? Ah, è importantissimo sicuramente. Diciamo che il Foggia non è quello che la classifica dice, sappiamo che affrontiamo una partita che è sentita da tutti, della città, siamo carichi per affrontarla perché non c'è un altro modo di affrontarla sino con la grinta giusta. È un Pescara che esce ridimensionato da questo 1-5 o credete ancora di lottare per i primi due posti? Ma noi l'obiettivo che è stato detto all'inizio dell'anno è pensare partita dopo partita, prima c'è da fare il risultato, non importa adesso la vittoria, non importa, importa essere salvi a fine stagione, sicuramente con l'anno che abbiamo fatto la prima parte tutto pensa che si può ancora pensare a un playoff o una promozione diretta, però noi siamo consapevoli che dobbiamo affrontare partita dopo partita. Tu credi ancora nella Serie A? Ma io credo nel gruppo, nei compagni, credo che possiamo dare possiamo fare tante cose positive, possiamo dare lotta a tutti, quindi diciamo che sono contento.